l'intervista vale due mesi fa, due gesti, uno, due gol, il mio lavoro è stato solo due gol, tre gesti. Che dovevo fare? Sì, in Serie C a Pistoia. Lo cerco, lo hai trovato. Anche se la partita da 7-0, dove c'è stato un gol che ha la sua partita, che ha ammazzato in sostanza l'avversario, perché è stato quello che ha chiuso, no? Sì, è stata una partita un pazzo. Beh, perché per la prima volta c'era mio fratello che è venuto a vedermi. Per la prima volta è venuto mio fratello a vedermi allo stadio dopo tanto tempo, c'era, è venuto a trovarmi qua. E poi un gol che avevo promesso anche alla mia ragazza da tanto tempo, quindi è stato bello farlo poi in casa, quindi sono contento. Sì, il fratello abita a casa mia, Gorizia. Come si chiama? Mattia. Sì, esatto, esatto. Sì, erano insieme, quindi ho dedicato a loro. A parte questa gioia, diciamo, dedica, in quel momento in cui realizzavi un gol che dava una svolta alla partita, pensavi che avrebbe preso la piega in gol? Ma sinceramente no, è stata una partita molto strana. Non mi era mai successo così, insomma, di fare 5 gol in mezz'ora. E siamo stati bravi, nel senso, ci è girato anche tutto bene, forse. Ogni volta che andavamo in avanti facevamo gol, quindi era stato un po' strano come partita, però dai primi minuti si era visto che avevamo una marcia in più e alla fine si è dimostrato così. Ti riferisco quello che non ti posso dire adesso, piano e per un colpo quasi un tuo labiale che diceva fermiamoci, vero? No, quello no, perché io penso che il rispetto più grande per un avversario è quello di continuare a giocare a calcio tranquillamente, nel senso, senza fare mali fenomeni, fare numeri, giocate per ridere l'avversario, quindi sinceramente no. Poi è normale che nella testa sul 6-7-0 secondo tempo anche mentalmente ti fermi magari un attimino, sei più tranquillo, però di fermarmi non lo direi mai. Non accederemo più. Sì, vabbè, cioè, inconsciamente magari ti fermi su 7-0 anche per rispetto, però comunque abbiamo continuato a giocare e si è visto fino alla fine. C'era qualche tuo vecchio collega, amico della storia? Ho giocato con Delia l'anno scorso, il terzino. Però non è che non mi ha chiesto niente, nel senso. Non è... Senti, Jacopo, sempre due mesi fa dicesti ancora la stessa orea delineata. Contiamo il verso basso e i playoff cominciamo a pensarci. Ma speravi o eri già. No, sinceramente ci speravo già da prima, già da qualche mese, insomma, vedendo la squadra e come proponeva calcio in tutti i campi della Serie B, ero fiducioso, no? Per un gran campionato. Non immaginavo magari fino a questo punto, però sin dall'inizio, già da settembre-ottobre, ero convinto di questa squadra per come giocava. E ora, insomma, l'obiettivo nostro, come sempre, è la salvezza inizio anno, è della verità, non è che non volevamo nasconderci, ma era proprio il nostro obiettivo ufficiale, cioè quello vero. Poi, arrivati in questo punto, ormai siamo lì e ce la giocheremo. Nelle precedenti tre partite, perché tu hai squalificato a Palermo, comunque hai fatto tre assist e ora sei a quota 6, soprattutto per la tua abilità nelle munizioni, calci d'angoli, quanto ti ha dato Liberani, che era comunque un maestro da questo punto di vista? Ma molto, molto, perché da inizio anno che li calcio, e tante volte scherzando mi diceva: però non fai un assist, devi metterci di più, e quindi ogni volta che vado a battere il calcio d'angolo nella punizione so che può essere determinante per la partita, importante, quindi ci do massima attenzione anche ad allenarmi su quello, su come calciare, e sono contento appunto delle ultime giornate, che sono usciti anche dei gol importanti su appunto calcio d'angolo e punizioni, e quindi bisogna continuare a lavorare perché le palle inattive sono fondamentali. Oggi gioca la nazionale, gioca il tuo compagno della primavera della Fiorentina, Bernardeschi. Quanto ti piacerebbe incontrarlo nella prossima Serie A?
Beh, normale, sogno di tutti i ragazzi giocare in Serie A, quindi è normale che sia, sarebbe un sogno per tutti, però ora pensiamo ad altro, sinceramente. Abbiamo sempre più altri centrocampisti a Lecce, per cui ho iniziato un po' di affollamento. Nelle previsioni di gita che ci possiamo fare nella segreta di Verani, il dubbio pediccione non c'è mai. Com'è che sei diventato quasi un punto inamovibile la squadra che difende? No, Sei sempre così pallido allenatore o sei un po' bravo? non lo so, sinceramente, io cerco di dare sempre il massimo in settimana e cercando di convincere il mister di farmi scendere sempre in campo, perché è quello che ognuno di noi vuole, insomma, è scendere in campo sempre. Poi devo ringraziare appunto il mister per la fiducia che mi sta dando, perché venivo da una stagione comunque che non avevo giocato molto, soprattutto nel finale, quindi ovviamente giocare sempre ti aiuta perché prendi condizione, prendi fiducia, poi autostima e tutto viene tutto più facile. Quindi, sinceramente, per quello che sto facendo, devo ringraziare il mister. Mentre non arrivo uno scontro dietro per Pescara. L'importanza di questa gara, soprattutto cosa ricordi di quella partita, succede, Sì, no, a no? Pescara l'andata, sì, purtroppo è una partita che non meritavamo di perdere. Siamo rimasti in 9 gli ultimi 10 minuti della partita, addirittura in 10 stavamo giocando solo noi, quindi è stato un peccato perché sono stati dei punti persi per un episodio sul finale. Insomma, la partita fondamentale, Pescara è una squadra forte, è lì a 3 punti da noi, quindi verranno qua sicuramente per vincere la partita, ma troveranno un Lecce pronto e cattivo come sempre. La vittoria metterebbe parecchio per Pescara poi, no? Eh beh sì, sarà normale. Andremo a 6 punti da loro, quindi un po' li allontaneremo, sì. Senti, con Taxidis come vi stai trovando e nel ruolo di Inter di mezzala? Ti stai arrivando? Sì, no, ma come ho sempre detto tante volte, lo ripeto, per il sistema di gioco del mister, fare la mezzala come vuole lui assomiglia molto a un play, perché col mister vuole sempre che giochi a palla a terra, che giochiamo a calcio, che bisogna proporsi anche a prendere palla dalla difesa. Quindi giocare mezzala, giocare play come nel sistema di gioco del mister cambia veramente poco. Quindi poi insieme a Pana mi trovo bene, perché ragazzo che ha qualità e gioca, fraseggia con me, gli piace tanto giocare palla a terra, quindi per me è ancora più facile. Tornando a quel ruolo iniziale, il collega ha ricordato che già c'è una compartecipazione con gli assist a più di un ruolo di colleghi. Beh, non ci penserino ad aggiungere quel record dei due a tre, sino a finire la. Ma la cosa più importante per me è che la squadra vinca le partite. Poi ripeto, quando faccio un assist, giuro, sono felicissimo, veramente. Quindi segnare è normale che ti dà una soddisfazione molto grande, è bello. Però per me la cosa che viene prima è la squadra. Quindi l'importante è segnare, poi chi lo fa non è un problema. Senti, il quartetto da centrocampo, ma di esempio Bernadette sta segnando tanto, Scalone, Emma, l'abilità dei giocatori che ci sono, speriamo anche noi giocare che vi aiuta a essere anche più difficili da realizzare. Ma siamo una squadra propositiva, quindi che gioca tanto a calcio, che attacchiamo e che creiamo davvero tanto, quindi è normale che giocando mezzale ti trovi spesso a ridosso dell'area di rigore avversaria, quindi forse Taba sicuramente ha più, diciamo, il vizio del gol rispetto a me, perché ha più inserimento rispetto a me e ha più struttura poi la dote sua, insomma, che ha tempo di inserimento incredibile e si è visto nelle ultime giornate. Quindi per noi giocare come stiamo facendo, propositivi, ripeto, è più facile andare in gol o magari anche fare assist per i compagni. Quindi ieri ci sia stata una crescita della Moca nelle ultime 3-4 partite poi. La manovra di gioco Sì. nostra? Sì, sinceramente è da inizio anno che giochiamo bene, quindi stiamo mantenendo questa continuità ed è importante. Poi è più normale che eravamo una squadra nuova iniziando, no? Eravamo tanti giocatori nuovi, quindi non era facile anche per il mister assemblare tutto subito.
Col tempo ci stiamo conoscendo sempre di più, quindi è più facile, quello sicuramente. Infatti si stanno avendo i risultati e speriamo di continuare così.